la considerazione su quello che diceva Rito, ha fatto degli inviti alle organizzazioni confederali. Innanzitutto grazie di essere di volta alle organizzazioni. Questo si sente bene. Allora dicevo grazie a Rito per questo appello alle organizzazioni confederali. È chiaro che noi abbiamo sempre sposato la causa di chi comunque ha dimostrato di fatto con un costo severo, questo è stato, noi l'abbiamo sempre sottolineato, è stato il primo vero concorso fatto nel confronto. E sicuramente questo incontro non è stato nemmeno sollecitato, ma anzi è stato tra virgolette proposto, perché una volta per tutte dobbiamo chiarire quando si danno i numeri, no? O quando si fa un percorso, perché cari ragazzi c'è un problema serio, cioè siamo tutti bravi a dare dei numeri, a fare dei numeri, no? Però poi bisogna anche seguire i percorsi, no? Giustamente Vito ha citato alcuni numeri sui quali poi non si capisce che fine si va, no? Beh, la certezza è che ci sono i 23 milioni, la certezza è che da parte del ministro c'è stata una dichiarazione che potevano esserci almeno 1700 assunzioni e noi partiamo da quel discorso, quindi siamo in linea con gli obiettivi che come idonei 8.14 vi siete proposti. Mi piacciono le parole, perché sono proprio che provengono dal cuore, ma credo che il cuore che avete messo ognuno di voi a oggi essere presenti qua, malgrado tutte le difficoltà che conosciamo, e questo noi lo apprezziamo tantissimo, ma penso che oggi daremo una svolta, voi e noi insieme daremo una svolta a quello che è una, diciamo, una pretesa legittima di essere assunti tutti, e questo è un problema. Parola al segretario generale della Pubblica Amministrazione per un saluto e per la testimonianza di vicinanza che l'organizzazione ha nei vostri confronti. Sono io che ringrazio voi per l'opportunità che mi offrite. Io quando vedo così tanta gente trovo un grandissimo senso di orgoglio, anche il senso, cioè, di dare un valore a quella che è la nostra azione e la nostra attività, quindi innanzitutto un ringraziamento a tutti voi. Quello che diceva adesso, diciamo, Alessandro, che diceva Pompeo e tutti quanti, cioè che bisogna lottare per cose che sono legittime, e questo credo che sia un problema all'interno del nostro paese, della pubblica amministrazione che immaginiamo tutti. Noi cerchiamo di trasmettere soprattutto alla cittadinanza la necessità che la pubblica amministrazione, i servizi che ci sono dietro siano un valore, non siano un costo. Per questo quello che noi chiediamo alla politica in questi giorni, in questi mesi, dappertutto, di cominciare a pensare a una parola che secondo me si è persa, cioè la parola investimento, cioè a considerare cosa c'è dietro il vostro lavoro per tutta la comunità, per tutti quelli che sono i cittadini. Se oggi si sono persi, diciamo, una serie di servizi, e forse perché qualcuno non considera più la parola investimento e considera tutto quello che c'è un costo. E allora noi dobbiamo assolutamente promuovere un'azione che sia diretta a far capire alla politica, ma anche ai cittadini, che insomma che questo è un paese che ha bisogno di risorse, ha bisogno di voi, ha bisogno dei servizi che ci sono dietro le cose che voi fate. Io credo che nell'azione che io conosco del gruppo dirigente, ma immagino della CISL, di tutti, c'è proprio questa volontà, quella di aiutare a far crescere e a migliorare il nostro paese. E voi del nostro paese siete una risorsa. Io
vi ringrazio per essere oggi così presenti e numerosi, noi vi saremo vicini, la presenza oggi non è una testimonianza soltanto di facciata, ma noi siamo impegnati ovunque, c'è la necessità di migliorare questo paese e io credo che voi siete una grandissima opportunità che dobbiamo spingere e aiutare a cogliere tutti. Quindi io sono certo che poi quando le ragioni hanno un valore e hanno una valenza, alla fine devono trionfare per forza, per cui sono convinto che con gli sforzi di tutti riusciremo a portare il risultato che vogliamo tutti quanti a casa. Vi ringrazio.